Qualche giorno fa parlavo al telefono con un collega e parlavamo di televisione e di radio, che è un servizio che sicuramente è crollato il microfono nel frattempo. Sicuramente ha una grande diffusione. Quello che ci chiedevamo è quanto fosse utile in effetti per una piccola medio impresa, diciamo. I grandi colossi ormai realizzano spot su scala mondiale, scala internazionale, che girano sì sul web ma anche moltissimo appunto nelle classiche reti televisive. Nel nostro piccolo, perché ritengo con molta umiltà che questi video vengano guardati anche da, anche e soprattutto da piccole e medie imprese, la domanda che ci facevamo era appunto questa: quanto può essere utile creare uno spot che vada poi in televisione, nelle reti locali, nelle radio locali, che non sono da denigrare assolutamente come canali, anzi. Però a volte ci chiediamo quanto l'investimento valga effettivamente il ritorno che abbiamo. Oggi, con cifre abbastanza abbordabili tramite il social o tramite il web, riusciamo ad arrivare direttamente sugli smartphone delle persone, no? Quindi tutto molto più semplice, o comunque tutto vagamente più certo. Vagamente più certo è fantastica. È comunque, il web è un mezzo che ti dà una risposta più immediata e più sicura. Lanciare un video o uno spot comunque lì nell'etere lascia il dubbio, lo vedranno, lo vedono con attenzione, effettivamente c'è un ritorno, questo investimento ci ridarà indietro almeno quello che abbiamo speso per fare lo spot. Insomma, è anche da valutare, diciamoci la verità, è anche da valutare se quale sia il canale più adatto a noi. Molto spesso alcune aziende non sono per niente adatte al social o al web. Ci sono rami e rami. È chiaro che ogni settore deve capire bene qual è il suo canale. Anche la clientela dipende anche molto da questo. Nel senso, quanti clienti comprerebbero l'Amplifon tramite web? È un sistema che interessa persone di una certa età. Solitamente il taglio è medio-alto e quindi le persone hanno bisogno appunto del medico, vanno a capire che problema c'è. Ai clienti viene poi indicato un rivenditore di fiducia. Insomma, è tutto un discorso un po' particolare che magari sul web non avrebbe lo stesso ritorno di interesse o lo stesso ritorno dell'investimento che poi si farebbe. Insomma, un bel discorso che ci ha portato avanti a me questo collega diversi minuti al telefono, e in effetti è la domanda che ci dobbiamo porre ogni volta che lanciamo un progetto. Non tanto come lanciarlo, ma innanzitutto dove lanciarlo e quale sarà il target finale di riferimento.